fare la fotografia della mia squadra che in questo momento recita ciò. Non mi è mai capitato di vedere una squadra vincere una partita ed essere profondamente scontenta di come ha vinto la partita. Quindi, ripeto, il senso di responsabilità e di professionalità dei miei giocatori mi stupisce ogni volta. In questo momento non stiamo giocando, specialmente in attacco, come abbiamo giocato e come vorremmo giocare. Ce ne rendiamo conto e questo sta diventando un piccolo blocco. Quindi quando miglioreremo non lo so. So cos'è la chiave. Abbiamo bisogno di fare una grande partita. Quando avverrà questo, poi tutto il resto, secondo me, andrà poi con i giusti tempi a posto. In questo momento non siamo a posto e non stiamo giocando da squadra a posto, perché il rendimento ondivago che abbiamo è proprio tipico delle squadre che non sono a posto. È anche poco intelligente in questo momento andare a capire perché è successo. Adesso io devo solo capire come porre rimedio. Non è una cosa facile, perché è una cosa che prende tutta la squadra, e gli infortuni che ci stanno capitando, che sono parte del gioco, non aiutano, perché aumentano ancora di più lo stato d'ansia. Io so solamente che un allenatore, vedere una squadra che è consapevole di quello che sta succedendo, è già metà del lavoro, perché mi sarei... Di solito capita, vinci, tutti dicono beh, abbiamo vinto, chi se ne frega. Invece ho una squadra in spogliatoio veramente consapevole di non aver fatto una buona partita e di essersi complicata la vita. Ripeto, potevamo essere 2-0, potevamo essere 0-2, siamo 1-1. Diciamo che quello che ci hanno tolto ci hanno ridato. Adesso noi non abbiamo ancora cominciato il campionato, siamo alla terza giornata. Non è il posto migliore in questo momento per giocare, andare a Roma, perché è una squadra che io ho grande stima di Matteo, perché la cosa mi diverte un casino quello che dice, e io ho sempre grande rispetto per chi dice quello che pensa. Quindi non è la squadra migliore da affrontare, però se devo essere onesto, l'unica cosa che mi va bene è che sicuramente non siamo favoriti, e quindi sicuramente la parità devono fare loro. Cerchiamo di mettere in piedi gli Unen, non sappiamo se ci riusciamo, ma far conto adesso di andare a fare una partita di grande personalità e sbancare Roma mi sembra una chimera. Sicuramente dovremmo fare una partita di grandissima umiltà. Hai detto che a fine partita avresti avuto, diciamo, tre compiti da svolgere a partire da lunedì, penso. Uno di questi era appunto parlare con i due playmaker. Sicuro? Non mi sono tirato indietro. Ma penso che appunto io ho parlato con sulla prima partita con Green. E quello che hai detto te all'inizio per la squadra, cos'è? Lui per primo era mortificato dalla partita poco lucida che ha fatto. Io, come sempre, devo trovare il buono. A Green, come gli ho detto, tre rimbalzi decisivi li ha presi lui, di cui due in attacco, e i tiri liberi decisivi li ha fatti lui. Quindi, secondo me, qualcosa di buono ha fatto. Ha giocato con personalità, poi sicuramente non è riuscito a fare andare in ritmo assolutamente la squadra, però lo so io, lo sa lui, lo sanno i suoi compagni, e abbiamo lavorato su quello. Abbiamo parlato tanto di voi e poco di Roma. Loro hanno avuto questa brindisi bene, hanno avuto la partita poi persa a Pesaro. Benissimo Brindisi, benissimo Bamberg, Pesaro. Comunque non è facile giocare a Pesaro, ieri con grandissima personalità, senza giocare benissimo, ma spazzati via.
come quali sono i concetti sui quali poggiano adesso? Loro hanno un impatto fisico, mi ricorda Siena l'anno scorso, hanno dei lunghi molto grossi. Ti ricorda Siena con l'impatto fisico? Che ti spostano sul campo. È una squadra che se tu devi andare in un punto col GPS del campo, loro ti spostano di qualche grado. Sei spostato. Longitudinalmente, latitudine e longitudine non sono mai uguali a quelle che tu ti aspetti quando giochi contro loro. E ti oscurano un po' la vista, perché questi lunghegnoni con queste braccione che ti vengono addosso, ecco, ti mette, come direbbe Casalini, ti mettono il corpaccione addosso, ecco. E l'unica cosa che noi possiamo fare, io prendo prestito una frase di un grande allenatore, di Pete Carroll, che dice the smart takes from the strong. Io vado a Roma con grandissima umiltà e grandissima dignità, cioè nel senso, io non cambierei la mia squadra con Roma, anche se in questo momento la mia squadra non assomiglia al disegno che avevamo fatto. Però per nostra fortuna non finiamo domani. E senti, invece, quello di l'impatto non felice che ha avuto Marco Renato in queste due partite, questo a cosa è dovuto? L'impatto di un giocatore, cioè lui l'esperienza, secondo me, la prima partita quando c'era in campo Oman, secondo me ha vinto il duello con Oman. Nella seconda partita ha sbagliato tre tiri facili in un lasso di tempo molto ristretto, e questo gli ha, essendo una persona estremamente severa con se stessa, gli ha fatto saltare in banco. Tu dici, come un giocatore di 35 anni che gli salta in banco? Un giocatore di 35 anni è saltato in banco. Però Marconato è un valore aggiunto ed è un giocatore straordinario se gli altri portano la croce, se gli altri stanno bene.